Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi farò un altro video, un video che mi è stato richiesto, e parlerò del rapporto che c'è qua in Canada con la famiglia. Oggi ho fatto il rapporto di amore, ho fatto il rapporto con gli amici, e quindi so che magari ho sconvolto un po' di persone col video sugli amici, perché tante persone non si immaginavano che i canadesi fossero così chiusi, però allo stesso tempo voglio solo dirvi che quando andate in un paese diverso non troverete mai l'Italia, e questo è solo l'unica cosa che voglio dirvi, che non potete aspettare di trovare l'Italia ovunque, perché se volete l'Italia la trovate solo in Italia, ecco. Perché anche se andate in Europa, non sto dicendo che il Canada tipo è così diverso solo perché è dall'altra parte del pianeta, e perché semplicemente anche in Europa, persino in Belgio quando sono andata era molto più difficile relazionarsi con i belgi rispetto agli italiani. Quindi stiamo comunque parlando di un paese vicino, però con un'altra mentalità, quindi bisogna adattarsi alle situazioni. Ok, come già immaginerete, abbiamo parlato di amicizie che sono un po' così, i rapporti di amore che comunque sono un po' migliori rispetto alle amicizie. Come sarà la famiglia? No, schifo. No, non è vero. Allora, partiamo comunque da facciamo una premessa. Voglio fare una premessa, ovviamente, prima di tutto: non tutte le famiglie sono uguali, non tutte le famiglie sono uguali in Canada, non tutte le famiglie sono uguali in Italia. Non è che se in Italia tutte le famiglie sono gioiose, unite, bla bla bla, significa che lo siano tutte, questo non è vero. E anche in Canada, se ci sono famiglie che sono più distaccate, non significa che tutte siano così. Mentre allora, quindi partiamo dal fatto che in Italia la famiglia è una cosa molto molto importante, ci tieni tanto all'unione della famiglia, e quasi, molto spesso, c'è un attaccamento quasi morboso verso la famiglia. Mentre qua, diciamo che siccome la gente qua diventa più matura rispetto agli italiani, la gente inizia a lavorare a 16 anni, hanno un lavoro, vanno via di casa abbastanza presto, tipo ai 18 anni, questa cosa dell'andare a vivere da soli, di cercarsi un lavoro, robe del genere, non sono i genitori a costringere i figli, è proprio una cosa che fa parte della loro cultura. Quindi diciamo che quando loro crescono, cioè crescendo, capiscono che a una certa età dovranno cercarsi un lavoro, a una certa età dovranno andare via di casa, quindi diciamo che se hai 25 anni e sei ancora a vivere con i tuoi genitori, loro la considerano quasi una vergogna. Mi ricordo addirittura il primo appuntamento con lui, al tempo lui aveva 21 anni ed stava per andare via di casa per la prima volta, e quando gli ho chiesto: ma dove vivi tu? Lui mi fa: mi sto trasferendo adesso da casa dei miei. E l'ha detto quasi come una vergogna, e io ho detto vabbè, cioè io non l'ho presa come una vergogna, perché alla fine anche io ho vissuto a casa dei miei per 23 anni, e per la prima volta, cioè quando mi sono trasferita, perché mi sono trasferita in Canada. E diciamo che qua le persone, qua i figli non sono costretti dalla famiglia ad andare via, nessuno dice deve andare fuori di casa, è proprio una loro coscienza personale. E anche per il lavoro è la stessa cosa, i genitori aiutano i figli, non sto dicendo che non aiutano i figli, oppure una volta che vanno via di casa basta, non ti aiutiamo economicamente. Io ho notato che comunque i genitori, come per esempio per gli studi, aiutano tanto i figli, cioè pagano gli studi eccetera, però diciamo che si limitano a questo, cioè se tu hai un lavoro i tuoi genitori ti dicono: guarda, io ti pago l'università, però per le altre tue cose, cioè te la devi cavare tu. Poi ovviamente se ci sono situazioni in cui veramente sei disperato, oppure non hai più un lavoro e non riesci più a pagarti l'affitto, i genitori sono ben contenti di accoglierti a casa loro, solo che sicuramente è una situazione che a te non andrà più bene, perché io ho notato che da quando sono arrivata in Canada, che ho vissuto sempre da sola con coinquilini, insomma queste cose qua, poi sono tornata in Italia a rivivere con i miei tipo per 2 mesi, è stato veramente tipo, mi sentivo quasi soffocata, perché i miei mi stavano sempre addosso per cose inutili e non ero più abituata a questa cosa. Quindi diciamo che anche qua, anche se tornano dai loro genitori per un periodo, sono proprio loro che vogliono scappare dai genitori, non perché i genitori dicono: guarda, non ti vogliamo a casa, cioè non è vero, perché comunque i genitori qua, per quanto possano essere, per quanto quelle persone possano essere fredde o robe del genere, i genitori vogliono bene i figli. Un'altra cosa è che qua ci si stacca dalla famiglia molto facilmente, come ho detto la gente va fuori di casa, però non solo va fuori di casa, magari nella stessa città addirittura potrebbero andare fuori di casa, tipo anche a 16 anni se devono andare tipo a cambiare il liceo, a cambiare l'università in un'altra città tranquillamente, allontani. Poi ovviamente qua in Canada le distanze sono molto più lunghe rispetto all'Italia, quindi se qualcuno va via in un'altra città a studiare, anche in Italia c'è la gente che va fuori
fuori sede a studiare, ma la gente che va fuori sede a studiare li vedi sempre ogni weekend a tornare a casa a fare la lavatrice o a rubare il cibo dei genitori, mentre qua non è così. La gente, se si trasferisce in un'altra città, probabilmente non tornerà ogni weekend a casa, magari tornerà una volta al mese, sicuramente per le feste tornerà, perché loro comunque le feste in famiglia ci tengono tanto a passare in famiglia, persino Capodanno lo passano in famiglia, per dirvi. Mentre sicuramente non tornerebbero ogni weekend, perché non la trovo una cosa necessaria. Infatti, per dirvi, anche la comunicazione con i genitori spesso non è come quella che, per esempio, anche io con la mia famiglia, ma per me è molto diverso, perché mi ricordo all'inizio, quando uscivo con lui, mia madre mi chiamava spesso, mi chiamava quasi ogni giorno, anche se non avevamo niente da dirci, semplicemente lei voleva sapere come stessi, sto bene, non sono malata, roba del genere, insomma, mamma preoccupata. E lui era sempre a dire: oh, ma tua mamma ti chiama veramente spesso? Faceva: sì, tesoro bello, vorrei proprio vedere se tu andassi, tipo, a ti trasferissi in Europa, se tua mamma non ti chiamasse. Cioè, nel senso, non credo che se tu ti trasferissi in Europa tua mamma se ne fregherebbe, non ti manderebbe almeno un messaggio al giorno del sapere, tipo, sei vivo, ce la fai. Quindi diciamo che ho detto è un po' una cosa diversa. Poi ovviamente è anche diverso il fatto che comunque per noi la famiglia è già più importante. C'è... per dirvi, anche i compleanni, queste robe qua, ci tengo sempre tanto, tipo, a fare regali ai miei, nonostante loro mi dicano sempre: no, non fare regali, risparmi i tuoi soldi, tanto, cioè, lascia stare. Io non mi sentirei un po' una merda che a Natale o ai loro compleanni non riuscissi a inviare almeno una qualcosina. Mentre qua è una cosa che, vabbè, cioè, se ai compleanni magari fanno regali, sì, ok, ma non è che sia una cosa del tipo: oddio, se non ho fatto il regalo a mia madre mi sento una merda. Poi questo video ho guardato, tipo, anche il video di Tia Tyler. Sì, se la seguite, Tia Taylor, se la seguite, tipo, lei fa le differenze tra l'Italia e gli Stati Uniti, e tante cose che lei dice sugli Stati Uniti si possono applicare al Canada tranquillamente. E lei stava parlando del fatto che a cena, che in America la gente non ci tiene tanto a cenare con la famiglia e robe del genere, mentre in Italia è una cosa importantissima cenare con la propria famiglia, eccetera. Per dirvi, io comunque sono cresciuta con genitori che hanno sempre lavorato tutte e due, quindi fin da quando sono abbastanza piccola, tipo 12-13 anni, ho dovuto, quasi spesso mi trovavo a mangiare da sola a pranzo, spesso anche a cena, perché magari i miei lavoravano tantissimo, quindi non ho mai avuto questa tradizione di mangiare sempre insieme. Crescendo così, ormai ci eravamo così abituati a non mangiare spesso insieme, che quando ci arrivava di mangiare insieme era un'occasione pazzesca. Mentre qua in Canada, vi dirò, la gente ci tiene a mangiare insieme, soprattutto la cena, perché comunque a pranzo solitamente la gente è a scuola, i genitori sono al lavoro, e quindi poche donne qua fanno le casalinghe. Quindi solitamente i figli, essendo sempre a scuola, tornano dopo, tipo, verso le 4, quindi loro solitamente cenano verso le 5, quindi ci tengono tanto a cenare in famiglia, ad aspettare tutti, e quindi per loro è un momento molto importante, mentre io, cioè, so che in Italia comunque per la gente è molto importante, cioè anche quando andavo a casa di amici erano sempre che cenavano insieme, io quasi invidiavo queste persone perché io non sono cresciuta così, però questa non è colpa di nessuno, cioè i miei genitori lavoravano e lo facevano perché... lo facevano per me, quindi non ho mai dato la colpa ai miei genitori: ma non abbiamo mai mangiato insieme, cioè che stronze che siete. No, non è vero. Quindi un'altra cosa è che i genitori si impicciano molto raramente nei cazzi tuoi, ecco, per dirla tutta, per dirla tutta a finesse. Diciamo che in Italia la gente, cioè ai genitori piace tanto ficcare il naso dappertutto, anche i miei genitori sono di ficcare il naso, soprattutto mia madre ama ficcare il naso dappertutto, soprattutto nelle relazioni. Sapete quando iniziate a uscire con una persona e ai genitori non piace, ve lo dicono proprio direttamente: non c'è piace, non dovresti uscire con questa persona. In Canada non succederà mai una cosa del genere, perché i genitori non si impicciano nella tua vita privata assolutamente, a meno che tu non abbia 13 anni e che tu esca con uno spacciatore di droga, non si impicceranno mai, non ti diranno mai: questa persona non ci piace, non dovresti uscire con qualcun altro. Non oserebbero mai dire una cosa del genere. Magari quando ti molli con quella persona magari potrebbero dirti: guarda, non mi è mai piaciuta, però in generale non lo farebbero mai. Ed è una cosa che apprezzo, perché comunque così diciamo che la vita privata è rispettata dai genitori, e quindi, collegandoci a questo fatto, i maschi qua non sono mammoni come in Italia. Mi hanno fatto questa domanda e mi hanno chiesto: ma i maschi in Canada sono mammoni come in Italia? No, sono proprio tutto il contrario del mammone.
E questa cosa è un po', cioè non è neanche un'offesa ormai, questa cosa è proprio, non è neanche uno stereotipo, è proprio vera sta cosa del cocco di mamma, che è il figlio solitamente il cocco di mamma. Diciamo che qua, oltre ad essere un po' più indipendenti, non hanno questo attaccamento morboso verso il figlio del tipo, perché solitamente c'è il mammone perché il figlio con la mamma, cioè non è neanche la figlia, cioè la figlia non sarà mai una cocca di mamma, cioè non succederà mai, non so perché ci sia questa cosa, non l'ho mai capita onestamente. Però sì, qua in Canada, come ho detto, i genitori ti lasciano la tua vita privata, non ti si attaccherebbero mai alle tue cose personali, non oserebbero mai impicciarsi nella tua vita troppo, e non perché la gente non ami i propri figli, semplicemente i cocco di mamma per una cosa troppo esagerata, e quindi questo crea anche un po' questa cosa che la gente non va via di casa mai e poi mai, cioè a 35 anni si trovano ancora che la mamma gli cucina la cena, questa è una cosa abbastanza vergognosa. Un'altra cosa che in Italia esiste quando sei magari in fuorisede o queste robe qua, che la gente torna a casa addirittura tipo per fare le lavatrici, cioè qua in Canada se tu osi tornare a casa quando vivi in un affitto, tornare a casa da tua mamma e dirgli fammi la lavatrice, tua mamma ti sputa in un occhio e ti toglie dal testamento, ve lo dico subito. E questa è una cosa più che giusta, perché è vergognoso che uno studente universitario torni a casa a fare la lavatrice alla mamma, è vergognosa che sia maschio che sia femmina non mi interessa, è proprio vergognosa come cosa. E poi un'altra cosa che solitamente quando sei studente o quando vivi altrove, il pacco da giù come dicono gli italiani, quel pacco pieno di cibo che ricevi dai propri genitori, che anch'io sono stata una di quelle che ha ricevuto pacchi, ma quando ero in Canada, non quando ero in Italia. Quando ero in Canada mia madre mi inviava pacchi, adesso ha smesso perché ha detto basta, non ti invio più niente perché mi costa troppo, e ha anche ragione, quindi ho detto va bene, però mia madre mi ha inviato un paio di volte dei pacchi pieni di cibo quando ero in Canada. Diciamo che anch'io ricevevo pacchi dall'Italia, ed è una cosa che qua in Canada non farebbero mai, cioè nel senso che le distanze qua sono lunghe, nel senso se da qua vuoi andare a Montreal comunque sono quasi 2 orette di macchina, che 2 orette in Italia comunque sono abbastanza, però sicuramente cioè 2 ore te le fai e vedi più città, qua invece vedi solo alberi. Però i tuoi genitori non ti invierebbero mai un pacco pieno di cibo, cioè nel senso hai lavoro, vai a comprarti il cibo, quindi non c'è questa tradizione, che in realtà è una cosa triste. Però allo stesso tempo, perché ci sono in Italia tante regioni hanno tipo prodotti tipici, mentre qua non è proprio così. Qua solo il Quebec, la regione del Quebec è grande come la Francia, quindi diciamo che un po' le abitudini alimentari sono quelle. Però in generale, anche se vivessero in un'altra regione, sicuramente non invierebbero i pacchi, perché non è una cosa che si fa. Quindi ragazzi, finisco il video qua, giusto perché non voglio fare un video lungo, perché non mi piacciono. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere se avete altre cose che vi sono venute in mente o qual è la cosa che vi ha sconvolto di più per quello che ho detto, ma non credo che ci siano tante cose sconvolgenti. Credo che il video sulle amicizie è stato quello che ha sconvolto più le persone, questo sulla famiglia non credo che sconvolgerà più di tanto. Se magari siete all'estero e avete avuto esperienze simili, fatemi sapere come sono nella città dove vivete, le famiglie o in generale le persone, così magari possiamo confrontarci. Noi ci vediamo la prossima volta, ciao!